scarica la nuova app di Obiettivo News. Troverai notizie del Canavese, Ciriacese, Porediese, Calusiese, Chivassese, da Venaria Reale e Torinese. Notizie sportive e gli ultimi video di Obiettivo News. Ma ecco la novità, da oggi la nostra web TV diventa a portata di smartphone. TG, servizi, format, musica e spettacolo. Tantissime pagine da sfogliare per essere sempre informati. Non perdere tempo, vai su Apple Store o Google Play, cerca Obiettivo News e scarica l'applicazione per rimanere sempre informato in tempo reale sulle notizie della tua zona. Benvenuti a Tu per Tu, lo spazio televisivo all'interno del quale l'ospite si racconterà a carte scoperte. Un viaggio introspettivo che lo porterà ad interfacciarsi con me in maniera molto personale. Mi sono sempre chiesto quale fosse la differenza tra l'essere e l'apparire. Un sacco di domande alle quali non sempre sono riuscito a dare una risposta certa, una risposta oggettiva, solo valutazioni sommarie. Anni fa conobbi una persona che mise fortemente in discussione alcune mie teorie. Il demone e l'angelo. L'acqua calda e l'acqua fredda, la fame e la sete. Queste furono le parole che mi vennero in mente per descriverlo. Arrivai a queste deduzioni con cognizione di causa in quanto ebbi la possibilità di seguire passo passo il suo percorso artistico all'interno di un contesto professionale completamente diverso, completamente opposto. L'ospite di questa puntata lavora nell'ambito della sicurezza privata. Marito e padre di famiglia si divide tra doveri istituzionali, impegni privati e piaceri intellettuali. In quanto coltiva da anni la passione per la scrittura. Recentemente ha pubblicato due thriller polizieschi che hanno avuto un discreto successo a livello mediatico. È qui con noi Ivan Baglione. Ciao Ivan, benvenuto. Ciao Fabrizio, grazie per avermi ospitato. Bene, grazie. Perfetto. Allora, Ivan Baglione, classe 1970, 20 anni di carriera nell'ambito della sicurezza privata e appassionato di thriller polizieschi. Quando hai scoperto di avere la passione per la scrittura? Allora, la passione l'ho sempre avuta, il tempo un po' meno. Poi un giorno, così per caso, grazie a un regalo che ho ricevuto, ho iniziato a scrivere. È stata un'illuminazione. Una vocazione vera e propria, no? La vocazione, sì, vabbè, io sono un gemelli, quindi sono un oratore, un creatore, un sognatore, e la mia mente viaggia sempre. E allora ho detto, buttiamo su carta quello che sogno, che immagino sempre. E poiché sono sempre stato appassionato da film polizieschi americani, thriller, ho detto, facciamoci un bel thriller. E così mi sono messo alla prova. Tutto è partito da lì. Quanti anni fa però, più o meno? Tu dici da sempre, enfatizzi questa cosa, però bene o male avrai avuto la voglia da un periodo veramente particolare in cui è nata proprio questa passione, in cui hai deciso di scrivere. Sì, la voglia, ripeto, da sempre. Ma devi prendere anche il coraggio, perché ti devi mettere comunque in gioco. Immagino. Devi fare un qualcosa che non hai mai fatto, certo. Nessuno che mi abbia aiutato a farlo. E allora dici, boh, io lo faccio. Quindi mi sono autoprodotto, ho scritto la storia, me la sono corretta, la copertina, la trama l'ho studiata per bene. Si può dire che sei un autodidatta? Certo, quindi sono autodidatta. Quindi non hai avuto bisogno di nessuno? Solo i telefilm che ho visto da piccolo, solo quelli mi hanno aiutato, è la mia fantasia. E poi arriva il momento che tu lo scrivi, beh, logico, sono di parte, mi piace, però lo devo mettere in rete. E quello ti frena, perché dici adesso, se piace, bene, se non piace, gli amici mi insulteranno, la gente criticherà. Quello è sempre però un punto interrogativo. Sì. Però la cosa che mi ha colpito... John Blauer, tu ti firmi non Ivan Baglione, John Blauer, sì. Come mai John Blauer, come mai questo pseudonimo, se così possiamo descriverlo? Sì, sì, il mio alias. Beh, semplice, Ivan è un nome di origine russa, in italiano tradotto sarebbe Giovanni, in inglese John. E poiché i miei thriller sono ambientati in America, io amo gli Stati Uniti, in particolar modo New York, dove sono anche stato, ho detto trasformiamolo in John, visto che la traduzione esatta è John. E Blauer, niente, ricorda, è legato agli uniformi della polizia, quindi ho utilizzato quella,
Sì, recentemente io mi sono permesso di prendere delle informazioni su di te e mi hanno detto appunto che avevi fatto dei viaggi a New York per prendere spunto proprio il famoso ponte di Brooklyn, sì. Il famosissimo ponte di Brooklyn, dal quale è partito tutto, giusto? Sì, sì, più che altro finisce lì il primo libro, Cenno a quel ponte. Però, ripeto, è ambientato a Manhattan, vabbè, l'ho scritto prima di andarci in realtà, l'ho visitata subito dopo l'uscita del libro e tanti posti mi sono aiutato con Google Maps, sono sincero, mi guardavo i posti, questo fa parte dell'essere autodidatta, quindi alla fin fine tutto la rete resto, offre delle informazioni spettacolari. Meno male che esista la rete, meno male. Ben venga. E tutto il resto è fantasia. Bene. Il mondo dell'editoria è popolato da una concorrenza veramente spietata e talvolta decisamente variopinta. Come mai la scelta è ricaduta su un thriller poliziesco? Come mai? Al di là della passione, ovvio. Al di là della passione e della deformazione. Deformazione professionale, chiamiamola. Deformazione professionale. Perché comunque girando in ambienti tra tribunali, altri servizi, ti capitano dei brutti episodi, può essere un suicidio di una persona. Ovviamente è contestualizzato al tuo lavoro, è normale. Certo, quindi una sorta di viaggio introspettivo nel tuo lavoro, giusto? Infatti, giusto, corretto. E da lì ho detto, scriviamo quella che più mi piace fare, il poliziotto, tra virgolette, sì. Nei libri. E così sono andato avanti per quel cammino. E niente, un thriller poliziesco, giusto? È un thriller, mi confermi, sì, certo, un thriller. E qui abbiamo, è un po' autobiografico, nel senso, forse come fanno tutti gli scrittori all'inizio, scrivono di sé. Qualcosa di sé, magari mettono in mezzo qualche amico. Classico. E allora ho utilizzato un po' preso spunto da me, dal mio carattere, delle mie avventure, le mie passioni. Tu dirai quali sono le tue passioni? Interessante. Beh, a parte l'uniforme sono le donne, le moto. Io nel mio libro ho inserito tutto. È tipico del scrittore. Oh, è tipico del scrittore. Quindi diciamo abbiamo coniugato l'esperienza professionale che ormai abbiamo detto da 20 anni, unitamente alla fantasia. E allo spunto che hai preso dalla rete, quindi poi ovviamente spinto da una forte passione per New York e per quello che riguarda i polizieschi nella fattispecie. Sì. Poi la cosa bella, perché lì posso gestire il mio personaggio, perché nel libro il personaggio sono io. Ovvio. Il protagonista del libro si chiama John Baglione, quindi ho utilizzato il mio cognome nel libro, John, che ripeto che sarebbe Ivan, sì, difatti. Quindi comunque esco sempre io. E lì ho fatto fare il mio personaggio quello che avrei voluto fare veramente. Quindi il detective, cioè dare la caccia a un serial killer, beh, tutto il resto è fantasia. So che peraltro è in programmazione una sorta di video di questi tuoi due opere che hai fatto, mettiamola così. Sì. Correggimi se sbaglio. Sì, grazie all'idea che mi hai dato te, dobbiamo elaborare questo cortometraggio. Lo vorrei utilizzare per l'uscita del prossimo libro, che sarebbe uno spin-off degli altri due. Diciamo che è stata più una curiosità la mia, no? Ovviamente parlavamo tempo fa appunto del fatto che magari si potesse fare un cortometraggio che riproducesse queste due opere, che poi peraltro ne sta uscendo pure una terza, ma di questo ne parleremo più avanti. So che i tuoi impegni professionali richiedono molta concentrazione e talvolta ti portano via gran parte del tempo. Quando e come hai trovato il tempo di scrivere? Lo devi trovare. Quindi quando stacchi dal servizio, quell'attimo che hai, io soprattutto nelle giornate di sole, mi piace scrivere all'aperto, al sole. Quindi quando c'è bel tempo, panchina all'aperto, in pieno centro a Torino, o in un parco qualsiasi, le mie cuffiette, la mia musica, e io parto e viaggio. Quali strumenti utilizzi per scrivere i tuoi thriller? Un tablet. Perché me lo posso portare tranquillamente in giro, è comodo, quindi lavoro tranquillamente. E la tua fantasia? È la fantasia, che ripeto, io sono un sognatore. Io, vabbè, in questo momento no, però solitamente, anche quando lavoro, cioè quell'attimo così, vedo una scena e parte subito un film, non nella mia testa. O sono in palestra sul tappetino, e mentre sono sul tappetino... Pensi. Ho già il finale del libro, ho già in mente un altro libro, infatti. C'è un periodo particolare dell'anno in cui riesci a scrivere meglio, magari sei più ispirato? L'estate. Come mai? In primavera, perché ripeto, io sono un gemelli, sono del 70, sono di maggio e sono un gemelli, e sono solare. Io amo le giornate di sole, la primavera, il mare, l'inverno io patisco, cioè dovrei abitare in California, a Los Angeles, quindi scrivere su una bella spiaggia con l'oceano davanti. E allora utilizzo quelle giornate là.
Quindi posso confermare con cognizione di causa che sei un autore meteoropatico, giusto? Sì, certo. Quindi l'estate sì, sì. È più confacente per l'estate, te? L'estate sì, il sole in generale. Quando sono le giornate di sole e il caldo, io scrivo meglio. Ho notato che nei thriller c'è una moto. È ricorrente questo oggetto, mettiamola così. Perché la moto? È la mia passione, il mio spirito, uno spirito libero. Nonostante mi sia sposato, ma il mio spirito rimane libero. Quindi a me piace viaggiare, estrenarmi quando sono in moto. Quindi salgo in moto e passa tutto. E anche lì, mentre guido, facendo attenzione pensi. Naturalmente, io penso alle mie storie. Ti è mai capitato, mentre eri in moto, di fermarti, di prendere appunti? Sì, è capitato. Perché mi hanno detto che tu hai la moto, quindi sì, sì. Viaggi io spesso, viaggio sempre, quasi sempre in moto. Esclusivamente in moto. Anche nel periodo invernale, peraltro. Sì, infatti mi vado del pazzo, ma io amo la moto. Giacomo Leopardi scriveva: un buon libro è come un compagno che ci fa passare momenti felici. Come li definiresti i tuoi libri? A me piacciono. Sono piaciuti a tantissime persone, che a parte amici, gente che l'ha acquistato, che mi ha scritto in privato. Però è difficile emergere, perché come dicevi te, siamo in tanti. Uno è più bravo dell'altro sicuramente. E sicuramente, a parte la bravura, serve la fortuna. Almeno io penso che sia quello. Se conosci la persona giusta o nel momento giusto, ti potrebbe aiutare a emergere. Ma qui mi sembra preponderante proprio la passione innanzitutto. Poi ovviamente magari ne potrebbe nascere un discorso commerciale futuro, però quello che ti spingi di più inizialmente è la passione. Infatti, a me non interessa, certo, dice riesce a diventare ricco e famoso, ben ci sta. Ma quello che sogno è proprio scrivere e vedere i miei libri diventare film. Addirittura. A prescindere dai soldi che tu potresti farci. Proprio dire, ho realizzato qualcosa che comunque rimarrà nella storia, no? Adesso io sì, faccio il mio lavoro, posso fermare una persona, arrestarla, ok, ma finisce lì. Nessuno parlerà di Ivan, mai, perché si dimenticheranno tutti, a parte la persona che magari ha aiutato. Ma se io pubblico un libro, il libro rimane, il libro ha successo, ne fanno un film, una serie televisiva, quei film ci saranno sempre. Mio figlio, i miei nipoti, qualsiasi persona potrà andare lì, DVD se lo riguarderà. E io rimarrò nella storia, no? È una cosa mia. Ti è mai capitato di confrontarti giornalmente o magari puntualmente con il personaggio di Ivan Baglione con John Blauer? Perché qui c'è una forte trasposizione tra i due personaggi. Sì. Sì, capita, ripeto, è autobiografico, no? Alcune cose. Ovvio. Il problema è che questa è la realtà. E quindi ti trovi in quella situazione che dici, sì, John farebbe così, ma non puoi farlo. Quindi. Ti senti più Ivan Baglione o più John Blauer? Mi sento più John Blauer. Perché? Perché John vive dove io avrei voluto sempre vivere, negli Stati Uniti, perché è un mondo diverso, perché hai più possibilità, a differenza di qua. E poi perché John fa quello che decido io, sono io che decido il suo futuro, invece qua è un'incognita. Tu che sei stato in America, hai avuto la possibilità di vedere un attimo la realtà americana, quindi come lavora la polizia americana, e se dovessi fare, tra virgolette, un confronto comparativo, ma in maniera molto blanda, con il tuo lavoro, che differenze trovi? Sempre a livello artistico, ovviamente passando attraverso il libro, normale, quindi in chiave artistica. Vabbè, loro innanzitutto sono molto più disponibili. Quando eravamo a Manhattan, incrociavi i poliziotti, la classica foto col poliziotto di New York, sì, molti di loro ti invitano a prendere il caffè e la cioccolata, per dirti, cose qua non capita. Questo è molto bello. E poi lì sono molto più operativi. Hanno molte più criminalità, hanno molte più mani libere, qua in Italia siamo molto più legati. Sì, ovviamente, qui poi c'è addentrarmi in un campo che ovviamente veramente ci si potrebbe scrivere una ciclica papale. Ma a livello artistico, passando attraverso il libro, John Blauer, che si paragona spesso e volentieri con il poliziotto americano, cosa c'è di vero e cosa c'è di finto? Cosa c'è di vero? C'è la sua indole per la giustizia, avere giustizia a tutti i costi. John vuole fare giustizia senza guardare in faccia a nessuno. John gli piace mettersi nei guai, cose che Ivan non può fare, perché qui se lo fai perdi il lavoro. Invece lì John si può permettere, bisognerebbe leggere il libro, si può permettere quest'altro, infatti combina parecchi pasticci, ma ne esce sempre fuori. Insomma, un artista vero e proprio. Quando è uscito il tuo primo libro? L'ho fatto uscire marzo 2014, aprile 2014 più o meno. Il secondo? Il secondo luglio dello scorso anno.
Perfetto, il terzo so che è in preparazione, giusto? Il terzo sì, siamo, non dico a metà strada, ma quasi, l'idea sarebbe farlo uscire quest'estate. Hanno tutti un filo conduttore i tuoi libri, le tue opere? Sì, vabbè, i primi due sono collegati, c'era La caccia un serial killer, una squadra che collabora con la polizia di New York dell'FBI, c'è una sensitiva. Nel terzo invece è una storia a sé, c'è una caccia a una persona, vabbè, non voglio anticipare altro, c'è una storia diversa, ma ho deciso di inserire dei personaggi negli altri due libri. È una cosa mia che ho detto, ogni libro che farò, poi magari cambierò idea, vorrò mettere sempre un personaggio dei libri precedenti. Anche cambiando storia. C'è stato un momento in cui sei rimasto senza idee, tra virgolette, in vera e propria riserva di idee? No. Mai? Io no, perché quando penso a un libro, come un flash, io ho l'inizio, la parte centrale e la fine. Quello che purtroppo mi manca è il tempo per scrivere. Ma io so già come inizierà e come finirà, subito. Poi magari cambio... Quindi il viaggio mentale te lo sei già fatto nella testa di come sarà la tua opera e di come sarà il tuo libro, quindi hai già tutto in testa. Io ho un film in testa. Io quando scrivo, ripeto, con la mia musichetta nelle orecchie, io non vedo il libro, io vedo il film. Io immagino la scena di un film, che può essere il poliziotto che si abbassa per dire una pallottola, la scena di sesso, l'inseguimento, ma lo vedo a film. La musica, secondo te, come suggerimento artistico, che importanza ha? Tanta importanza. Io nei due libri ho messo dei brani di personaggi famosi, specificando il titolo e l'artista. Sì. Perché come lo ascolto io quando scrivo, immagino una bella scena con quel brano, vorrei che anche il lettore si mettesse lì, legge quella scena ascoltando quel brano. Il genere di musica? Beh, un po' di tutto, dal pop, qualcosa un po' più teatrale, un po' più classico. So peraltro che per argomentare la musica dei tuoi libri o di un eventuale video hai contattato un gruppo locale per dare corpo musicale, diciamo. Sì, ho degli amici che suonano, una cover band, hanno fatto un membrano tutto loro e l'ho chiesto l'autorizzazione per usarlo per sponsorizzare su un social un mio piccolo video. Mi ha dato il benestare e l'ho messo, è bello, un bel brano. Mi piacerebbe che in un domani uscisse veramente un film, quella fosse la colonna sonora. Quindi una cosa inedita, esclusiva, alla John Blauer. Alla John Blauer. Adesso vorrei farti una domanda finale, che rappresenta in un certo senso la pietra miliare di tutti coloro che siederanno su quella sedia. Se dovessi descriverti con un aggettivo, quale aggettivo useresti? È il solito, sognatore. Perché sognatore? Perché sognare non ha limiti, se non sogni nella vita non è nulla. Allora, sognare secondo me ti porta avanti, ti dà la forza di andare avanti. Quanta importanza ha avuto il sogno nei tuoi libri? Una percentuale? Sì. Almeno il 90%. Il 90%, non, addirittura. Non fossi stato un sognatore, avrei detto, ma sì, ho scritto una pagina, ma chi mi segue, chi mi calcola? E mollo lì, invece no. C'è qualcuno a livello logistico che ti appoggia? No, ho un editor online. Quindi io mando tutte le mie opere a loro e loro provvedono a distribuirlo tramite internet, Amazon, quei prodotti lì. Però ovviamente, sì, non è fisico, non, se vai in libreria non lo trovi, devi ordinarlo. Quindi è una cosa specifica, inedita, giusto? Sì. Trai sempre ispirazione dalla città di Torino oppure da altro? Perché tu risiedi qui a Torino, quindi... Sì, ma in realtà il mio quarto libro, che uscirà tra qualche anno, se siamo ancora al terzo, dovrebbe parlare, se non cambio idea, della sicurezza privata. Ambientarlo a Torino, a fare un thriller tra le guardie giurate, un trasportavalori. Un'opera autoctona, giusto? Sì, non autobiografica. Ma di Torino. Userò le mie esperienze, quello sicuramente. Perché John Blauer e non un altro autore? Anzi, perché Ivan Baglione e non un altro autore? Convincimi del fatto che io debba prendere un tuo libro. Convincimi del fatto che io debba appassionarmi alla tua scrittura e soprattutto alla tua fantasia, ai tuoi viaggi mentali. Allora... per dirla come dicono chi ha letto il libro, amici o comunque chi l'ha acquistato, perché è molto veloce, scorrevole, facile. È fluido. È fluido, quindi non ti annoia a leggerlo. Lo leggi velocemente, facile da comprendere. È vero che c'è una caccia a un serial killer, ma non è una storia complicata, personaggi su personaggi. Lo capisci al volo e quindi ti appassiona subito. Poi ci sono. La fascia di età? Allora, è un thriller erotico. Esplicito, ma è scritto in modo poliziesco, pulito. Poliziesco, erotico, giusto? Sì, poliziesco, erotico. Sì.
le scene di sesso sono esplicite, ripeto, però scritte in modo pulito, non volgari. Mm. E quindi io direi dei 14 anni in su, magari, come fascia d'età. Se dovessimo contestualizzare i tuoi libri come regalo di Natale piuttosto che Pasqua, piuttosto che compleanno, cosa sceglieresti? Lo sceglierei per l'estate. Per l'estate? Mentre vado in viaggio, mentre sono in piscina, in spiaggia, mi leggo le mie paginette, il mio bel bagno al mare. E la sera potrei riportare a casa quello che ho letto. Con la un mamma. Vero e proprio libro di compagnia, giusto? Sì, molto. Si dice che gli autori dei propri libri conservino sempre una loro copia sotto il cuscino. È vero? Vogliamo sfatare questo mito? È vero, non è sotto il cuscino, è nell'armadio, ma è l'unica copia che mi è rimasta. È vero. Veramente? Mi è rimasta solo una copia. Perché quelle poche volte che ti rimangono, la regali all'amico, a chi te ne chiede perché l'ha persa, quindi la dai sempre in giro e alla fine rimani senza. Quindi tu una copia la conservi? Una ancora ce l'ho, sì. Il primo libro? Del primo libro, del primo libro. Parlami un po' di te un attimo, Ivan Baglione. Chi è Ivan Baglione? Senza entrare troppo, tra virgolette, nei particolari di quella che è la tua professione, per ovvie ragioni. Mm. Quindi cerchiamo un attimo di tirare fuori un estratto personale dell'autore, dello scrittore. Ivan Baglione nasce nel 70, a maggio. A scuola andava bene, era bravo. Poi, essendo un sognatore, pensava a mille cose. Pensava di diventare un ufficiale dell'arma, pensava di andare nelle parti speciali. Sempre questa divisa in testa. Pensava di fare l'attore, pensava di fare il modello, tantissime idee. In realtà poi inizia a lavorare in un corriere, poi passa in un ufficio, poi fa carriera. Ivan diventa capo del personale. Per seguire un amico, invece, molla tutto da un giorno all'altro perché dice andiamo a fare questo lavoro. Facciamo scorte, facciamo lavori operativi, servizi belli. Allora molla tutto e parte e va. E adesso sono 20 anni. Beh, adesso non ti puoi lamentare della tua carriera professionale. No, sono sotto ufficiale. Io conosco nello specifico di cosa ti occupi, quindi insomma mi sembra che tu non ti possa lamentare. A livello privato, scendiamo un attimo nei particolari, senza essere troppo espliciti, diciamo, ti senti una persona soddisfatta? Sì, e come il personaggio del mio libro, Ivan ha fatto tanti casini. È qui che ti volevo, è qui che ti perché, volevo. Perché, come dicevamo prima, la passione per le moto e per le donne ti porta a commettere tanti errori. Errori che comunque io ho ammesso, errori che ho imparato a gestirli, ho imparato che non si fanno, non si devono più fare, e questo mi ha fatto crescere. Sbagliando si impara. Quindi una sorta di analogia tra i racconti di John Blauer e quello che effettivamente ha vissuto e ha fatto Ivan Baglione nella vita, sì, giusto? Ho riportato i miei errori, ho portato qualcosa di mio, certo. Perfetto, impressionante questo, veramente, perché ti sei lasciato prendere da quello che è la tua fantasia, al di là di tutto, no? E l'hai un attimo vissuta in maniera sì. reale nella tua vita di tutti i giorni. Sì, sì. Ho messo su carta la mia vita. Impressionante. Questo è Ivan Baglione. Ti voglio fare ancora una domanda. Sì. Se tu dovessi scegliere un autore, chi sceglieresti? Ma... Avrai un autore di riferimento, perlomeno qualche volta a cui ti sei ispirato? Mi piace Spielberg, Dan Brown, Ken Follett, anche se per me sono molto bravissimi, perché sono proprio bravi. Sono impegnativi. Ma per qual motivo impegnativi? Beh, Dan Brown, per buttare giù il suo film, è andato al Vaticano, ha avuto i permessi, ha studiato. Io no, io sono diverso, io... Voglio tutto e subito, no? Tra virgolette. Sei diverso, descrivi un attimo questa diversità. Perché John Blauer è diverso? Perché John Blauer è caratteristico del mio segno. Io sono molto fissato con i segni zodiacali, con gli angeli. Sono gemelli. I gemelli, quando vuole qualcosa, freme, inizia, porta avanti subito 1000 lavori, poi non ne conclude uno. Adesso ho imparato a portarli avanti, un po' alla volta a concluderli. E quindi dovessi fare un lavoraccio così che devo stare mesi e mesi a studiare per fare un libro? No. Io ho una mia storia, ma deve essere mia. Non vado a documentarmi come ha fatto magari Dan Brown. Tua personale comunque mia, sia. Della mia fantasia. Ci sono stati attimi in cui hai pensato di mollare tutto, attimi in cui la delusione è subentrata in maniera preponderante? Sì, ci sono spesso quegli attimi, ci sono sempre quegli attimi. E come li affronti? Come sempre, dicendo andrà tutto bene. Alla John Blauer, naturalmente. Alla John Blauer, certo, John cosa dice sempre? Si aggiusterà tutto, andrà tutto bene e io ce la farò. Perfetto. Bene, signori, è stato con noi Ivan Baglione. Alla prossima.
scarica la nuova app di Obiettivo News. Troverai notizie del canavese, ciriacese, porediese, calusiese, chivassese, da Venaria Reale e torinese. Notizie sportive e gli ultimi video di Obiettivo News. Ma ecco le novità, da oggi la nostra web TV diventa a portata di smartphone. TG, servizi, format, musica e spettacolo. Tantissime pagine da sfogliare per essere sempre informati. Non perdere tempo, vai su Apple Store o Google Play, cerca Obiettivo News e scarica l'applicazione per rimanere sempre informato in tempo reale sulle notizie della tua zona.